Primo impegno ufficiale della stagione domani, fischio d'inizio ore 18 a Fiorenzuola, Coppa Italia Reggiana Pescara. In caso di parità, tempi supplementari e poi eventualmente i calci di rigore, chi vincerà il match sfiderà il 13 agosto alle 21:15 in trasferta il Monza. Il tecnico Zeman ha parlato questa mattina in conferenza stampa, non ci saranno domani Aloi, Vergani, Tungio, Vescipioni, Infortunato, Tommasini, neo arrivato in ritardo di condizione, non verrà convocato. Plizzari sarà il portiere titolare squizzato regista. Il tecnico Zeman ha dato queste indicazioni in conferenza stampa, ma lo andiamo ad ascoltare con le immagini di Diego Martelli. La rosa così com'è, con due arrivi, dovrebbe essere a posto e speriamo che possa lavorare con questi giocatori che sono giovani. È vero che non hanno esperienza, ma hanno talento e io voglio vedere come si comportano con una squadra vera. Allora, mister, io volevo un suo giudizio sulle caratteristiche del nuovo centrocampo. Mi spiego, Squizzato, Manu, Tungjov, Di Marco e D'Agasso, che è stato promosso dalla primavera. Ora, Tungjov, se ci conferma insieme con Aloy e Vergani, sarà out domani per il futuro. Chi è più regista di questi quattro nomi che ho fatto? Più regista è Squizzato. Poi che ci può giocare anche D'Agasso, è un'altra cosa. Poi si spera di recuperare Aloy. Quindi Manu e De Marco sono più mezziali per lei? Sì, anche se De Marco qualche partita a mediano alla Vibonese ha giocato, però penso che rende di più da mezzala. Torno sul mercato, Ciro ha detto l'organico ora è al completo, a centrocampo non serve una mezzala con determinate caratteristiche, al di là che siete in sette, oppure per lei va bene così? Vabbè, io finora non ho visto Tuniev, quindi è un'incognita per me, ma no, no per la società che l'ha voluto dal primo momento. Io spero che si metta a posto al più presto e vediamo. E penso che, visto che giocano in tre, bastano. Voglio chiedere una cosa su Luca Mora, la sua considerazione su Luca, che tipo di ruolo ha pensato qualora dovesse restare a Pescara e se lei è contento se dovesse restare Mora. Vabbè, anche lui in quella partita che non era partita, però da mediano si è comportato bene, e come tempi, come esperienza, e penso che anche lui ha un'influenza sul resto del gruppo. Poi certamente se ci chiedo di darci ritmo, forse perdo tempo. Scipioni non c'è? Non c'è, si è fatto male stamattina. Ok, poi se no c'era. Le altre domande mie erano su Vergani, lei aveva detto nella prima conferenza stampa, ha qualità, ma spero che riesca a risolvere i suoi problemi fisici. Purtroppo ha avuto altri problemi. E poi Vergani sta lavorando, si sta mettendo a posto e penso che in breve rientra nel gruppo. Perfetto. Dei nuovi intendo Manu, De Marco e chi è stato promosso dalla primavera da Gasso, chi vede più pronto dal punto di vista dell'impatto con i grandi? No, chi vedo più pronto? Io spero che sono pronti tutti e tre, però mi ha sorpreso positivamente da Gasso. Messic, Pellacani, Brosco, dei tre, come li ha visti in questo periodo, come stanno? Soprattutto come sta Pellacani, che riprende dall'inizio a pieno regime? Io li vedo bene, nel senso mentalmente stanno bene, fisicamente pure, e quindi penso che la coppia si riesce a fare con giovane Staver dietro di loro, che anche lui ha delle qualità, è normale che manca esperienza.